il Natale quest'anno riprende delle sembianze, diciamo, normali, torniamo un po' alla nostra tradizione e infatti avremo sia nella piazza che all'interno del teatro Astoria una serie di iniziative affidate in modo particolare alle associazioni. Segneremo, come ormai è tradizione, un libro, mi ritorna in mente numero 9, il nono volumetto, che racconta un po' le tradizioni e caratteristiche della storia del Novecento del nostro paese. Abbiamo associato la presentazione del libro anche ad un momento di commemorazione, è il primo anniversario della morte di un ex sindaco di Fiorano, Roberto Giovani. Tutto è stato preceduto dalla inaugurazione ufficiale del rifacimento del centro storico di via Vittorio Veneto e i nuovi arredi nella piazza Ciro Menotti. È un progetto che si è concluso appunto in questi giorni, manca soltanto l'aspetto dell'illuminazione che avverrà nelle prossime settimane. Il centro di Fiorano assume in questo modo caratteristiche di centro storico, in modo particolare per la viabilità viene privilegiata la ciclopedonalità. Il centro oggi, oltre ad essere più accogliente da un punto di vista estetico-architettonico, è molto più sicuro di prima, proprio perché va data la precedenza ai pedoni e alle biciclette, quindi una ciclopedonalità molto, molto sicura. Ci tengo a dire che questo progetto è già stato completamente pagato e finanziato e quindi non siamo ricorsi a mutui e quindi non lasciamo a chi viene dopo di noi, i nostri figli, l'onere di pagare questo intervento che è già stato completamente finanziato.